Arstein. Rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero, yeah. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi parleremo di calciomercato. Come starete vedendo e leggendo dal titolo e dalla copertina, ci sono due nomi clamorosi per il nostro Milan. Mi raccomando, vi invito a guardarlo tutto. Lasciate like, condividete, iscrivetevi e attivate la campanellina per essere aggiornati, mi raccomando. Ci manca veramente poco per arrivare ai 3.000 iscritti, meno di 30, quindi non esitate, iscrivetevi. Fra poco attiverò anche gli abbonamenti e farò appunto lo speciale dei 3.000 iscritti. Poi voglio chiedervi una cosa, volevo dirvi se preferivate il video tipo verso quest'ora, quindi alla sera, oppure preferivate il video di pomeriggio. Io mi regolerò in base appunto alle vostre esigenze, perché ho visto che comunque di sera ci sono meno visualizzazioni rispetto a quello di pomeriggio, quindi voglio sapere a che ora preferite che esca il video. Detto questo, seguitemi anche su Instagram, mi chiamo labo_rossonero, lascerò il profilo in descrizione, mi raccomando seguitemi. E ora partiamo subito con il video. Siamo a martedì, domani già gioca il nostro Milan, quindi partita dopo 3 giorni di quella giocata contro il Parma, contro il Genoa Marassi, partita molto importante per ritrovare la vittoria. Purtroppo ragazzi avremo tantissime assenze, tornerà Leao Tolare penso, però mancheranno Bennacer che ha avuto una lesione al bicipite femorale, quindi sarà fuori secondo me fino al 2021, Gabbia stessa cosa, il ginocchio purtroppo ha fatto crack e sarà fuori un mese, Ibra ancora deve ancora riprendersi del tutto e recuperare, stessa cosa Kier, secondo me loro due torneranno. Ibra secondo me probabilmente contro il Sassuolo, mentre Kier forse contro la Lazio, ma è molto difficile. Però comunque domani dobbiamo assolutamente vincere, perché in caso di pareggio o comunque di sconfitta, se l'Inter vince o la Juve vince vanno a meno 2 o a meno 1 o addirittura ci agganciano. Quindi attenzione, dobbiamo vincere, dobbiamo dare continuità, sarà difficile perché appunto avremo tante assenze, però speriamo bene. Comunque domani, che è appunto il giorno della partita, andrò a darvi ancora più dettagli rispetto a questo match molto importante. Oggi parliamo assolutamente di calciomercato. Come starete vedendo leggendo dal titolo, due nomi clamorosi, però fattibili. Ovvio ragazzi, ovvio. Sono notizie che hanno lanciato soprattutto su un calciatore che vedremo dopo, che è ovvio che è difficilissimo comprarlo, costa tanto, però è stato acquistato al Milan e quindi ci tenevo a portarvi questa notizia, come hanno portato altri youtuber. E infatti questa notizia è stata lanciata da molti giornali e anche in TV. Comunque partiamo dall'altro giocatore prima, giocatore che gioca nell'Atalanta, trequartista, che in questi giorni per via del suo litigio con Gasperini è stato accostato a molti club. Sto parlando di Papu Gomez. Appunto tra questi club c'è anche il Milan. Sappiamo che il Milan deve rinnovare Çalhanoğlu e se non lo rinnova deve trovare un altro trequartista, e appunto le indiscrezioni hanno diciamo accostato Papu Gomez al Milan. Papu Gomez che ha 33 anni, un giocatore ovviamente forte, lo sappiamo, uno dei migliori trequartisti in Serie A negli ultimi anni. Ovviamente questo calciatore ha molti doti tecniche, tra cui assist, tra cui gol, è decisivo ragazzi nell'Atalanta, quindi è forte questo giocatore. Ma perché Papu Gomez è stato accostato al Milan? Perché praticamente Papu Gomez ha litigato con Gasperini. Durante il match di Champions League tra Atalanta e Midtjylland pare ci sia stato uno scontro acceso tra i due appunto calciatore Papu Gomez e allenatore Gasperini, e da lì questa diciamo frattura non si è più rimarginata. Infatti ancora oggi ci sono parole al veleno sia di Gomez ma anche di Gasperini, Gomez sui social, Gasperini in conferenza stampa. Pare che Gomez, come successo contro Udinese, poi partita annullata, contro Fiorentina in panchina e anche pare domani contro la Juventus, Gomez o sarà in panchina o non sarà convocato. Quindi a gennaio il Papu ha già dichiarato che sarà addio, perché comunque la società deve scegliere: o teniamo Gasperini o teniamo Gomez. Nello spogliatoio non può succedere più una cosa così, quindi Gomez andrà via. E pare che appunto il Milan, l'Inter, la Roma sono le squadre più interessate in Italia a Papu Gomez, anche perché le squadre giocano contro i quartisti e quindi sono interessate a comprare il giocatore argentino. Sinceramente io se devo scegliere tra Gomez, Szoboszlai e Isco, sinceramente andrei su altri nomi, quindi Szoboszlai e Isco mi piacciono di più. Però Gomez ragazzi, lo sappiamo, è un giocatore fortissimo, l'abbiamo visto questi anni, fa tantissimi assist, è decisivo per la squadra, è un trascinatore, ha esperienza, è ancora comunque in un buon rendimento nonostante come si dice, nonostante l'età, che comunque ha 33 anni, quindi sta incominciando ad andare verso l'età calante, diciamo. Quindi diciamo che non saprei, sono un po' indeciso su questo calciatore, però ci tenevo a dirvelo, è stato accostato al Milan, potrebbe essere un'operazione low cost per gennaio, visto che l'Atalanta lo cederà
a un prezzo basso perché comunque non può rimanere, ripeto, in quel club e litigare con Gasperini, quindi secondo me per 15 milioni barra 20 si potrebbe anche comprare. Ovviamente sempre legato a Cialanoglu, vedremo se il Milan rinnoverà il turco e quindi rimarrà col trequartista turco titolare. Vedremo ragazzi. Fatto sta che appunto questo calciatore è stato accostato e è possibile che il Milan faccia un tentativo a gennaio. Vedremo, sarebbe un'operazione clamorosa. Vedremo cosa accadrà. Fatemi sapere cosa ne pensate rispetto a Papu Gomez. Sinceramente, vi ho detto la mia opinione. Non mi fa né caldo né freddo se viene al Milan, però preferirei o Szoboszlai o Isco. L'altro calciatore che è stato accostato al Milan nelle ultime ore anche da Sport Mediaset, ragazzi, è Erling Braut Haaland. Sì, proprio lui, ragazzi, il bomber norvegese del Borussia Dortmund, che ha fatto comunque innamorare tutti gli opinionisti, i giornalisti e i tifosi del calcio in questo anno, ragazzi, ha fatto un sacco di gol, una caterva di gol, tanto che ieri è stato premiato come migliore giocatore giovane col premio Golden Boy 2020. Ricordiamo che Haaland ha come procuratore Mino Raiola, che ormai conosce tantissimo il campionato italiano, è uno dei procuratori, se non il miglior procuratore al mondo, e diciamo che lui, quando c'è bisogno di portare un giocatore forte in Italia, non esita, diciamo, ragazzi. Quindi secondo me c'è una forte probabilità che Haaland in futuro vestirà una squadra, una maglia di una squadra italiana. Tra queste squadre, ragazzi, c'è anche il Milan. In particolare Sport Mediaset ha lanciato la bomba. Pare che il Milan comunque è nella corsa ad Haaland. Ci sono dei fattori che potrebbero comunque confermare la trattativa, che però sarà difficilissima, sarà impossibile, lo dico già ragazzi, sarà una trattativa quasi impossibile, perché comunque Haaland ha 20 anni, è il bomber più forte in circolazione, secondo me, in prospettiva nel calcio. Secondo me potrebbe essere veramente lui il nuovo Ibra, perché le caratteristiche tecniche ce le ha, per chi lo segue lo sa, i gol te li mette, ragazzi, ha una media di quasi un gol a partita, quindi ogni partita segna. Il fisico l'avete visto, ragazzi, è un mostro, cioè è altissimo. Tiene benissimo la posizione, fortissimo di fisico, ha anche un sinistro veramente perfetto, gli mette una palla davanti alla porta, lui di testa, di sinistro, di destro, in ogni modo te la butta dentro. Comunque gioca anche per la squadra, ha potenza, ragazzi, è completo questo bomber. Secondo me è il bomber più forte giovane in Europa e l'ha appunto confermato ieri questo premio di Golden Boy. Giocatore che appunto costerebbe per il Milan 70-80 milioni. Quindi già capite che è un'operazione impossibile. Sinceramente ho ragionato, allora, se il Milan vuole comprare Haaland nel 2021 sarà l'unico acquisto che potrà fare in estate, ragazzi. Poi dipenderà anche dal piazzamento in Europa, dal piazzamento in Serie A, dal piazzamento in Coppa Italia, però capite che 80 milioni per il Milan in questo momento sono veramente tanti. Però dicono che giornalisti una possibilità c'è, una piccola possibilità c'è, quindi ci tenevo a portarvi questa notizia. A me sinceramente Haaland fa impazzire, ragazzi. Fa impazzire, secondo me è uno dei migliori trequartisti, uno dei migliori giocatori giovani al mondo che ci sono. Penso che siete tutti d'accordo riguardo a questa cosa, però capite che è veramente difficile portarci a casa questo calciatore, anche se le notizie rispetto a questo nome sono tante. Un altro fattore che potrebbe essere comunque favorevole al Milan è appunto la presenza di Jan-Petter Høgen in squadra, che anche lui è norvegese, come Haaland appunto, che conosce bene il calciatore, potrebbe parlare con lui, consigliargli appunto la destinazione, anche se però credo che Haaland farà di testa sua, anche perché comunque Haaland è un giocatore di livello internazionale e secondo me appena gli arriverà una proposta lui non esiterà ad accettarla se il club comunque lo ammira o comunque lo apprezza. Comunque raga, per questo video è tutto, io ci tenevo a portarvi questa notizia clamorosa sia su Papu Gomez che su Haaland, che sono i nomi, diciamo, in questi giorni che sono circolati in orbita Milan e che non erano mai circolati in questi mesi, quindi ci tenevo a portarvi questa notizia. Vi ripeto raga, fatemi sapere cosa ne pensate rispetto a questi nomi e voglio sapere da voi se preferite video di sera oppure di pomeriggio come li facevo prima. So che magari di sera qualcuno non può vederli, però ci tenevo a dirvi questa cosa per capire appunto cosa ne pensate rispetto ai video di sera oppure se li preferite di pomeriggio. Mi raccomando. Voglio che lasciate un like a questo video, che vi iscrivete al canale, mi raccomando. Ieri ho visto che le visualizzazioni sono poche, però mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, campanellina attiva, like di supporto e condivisione, mi raccomando. E niente, seguitemi su Instagram, mi chiamo lavo_rossonero, anche lì seguitemi perché pubblicherò ogni volta quando farò uscire un video su YouTube gli annunci, quindi vi avviserò quando pubblicherò un video. E niente raga, per questo video è tutto, noi ci vediamo domani con un prossimo video, con il pre-partita di Genoa-Milan, e
Niente raga, sempre forza Milan. Ci vediamo domani con il prossimo video. Aspetto un vostro commento. Bella.